Umbria Radio. Umbria Radio. News, music and reflections. Dunque, noi siamo tutti appassionati di jazz, quindi di canzoni americane. Abbiamo sentito delle canzoni italiane stasera di una bellezza straordinaria, forse più belle delle canzoni americane, che sono la nostra passione, perché queste melodie di Dalla, di Fabrizio De André, di Luigi Tenco, di Gino Paoli e di tanti altri, di Vasco Rossi, perché no, sono veramente melodie straordinarie, assolutamente uniche. Posso dire una cosa, sono più poetiche delle canzoni americane che noi tanto amiamo, perché naturalmente la nostra matrice è quella là, che è canzone di Gershwin, di Cole Porter, di Irving Berlin, quelle meravigliose. Però queste qui hanno una melodia che noi italiani evidentemente abbiamo nel DNA, quindi una serata indimenticabile. Poi la collaborazione di Paolo Fresu con i suoi musicisti è una collaborazione preziosissima, perché Paolo Fresu è veramente un artista internazionale. Io credo che sia il più grande trombettista esistente. Adesso è inutile pensare ai grandi nomi americani, eccetera. Lui ha una fantasia che è spettacolare, è un modo di suonare la tromba e di, animare queste canzoni, renderle jazz, che è spettacolare, meraviglia anche me, che sono un vecchio appassionato. Con la mia orchestra a Norcia abbiamo fatto un concerto con la mia orchestra italiana, facciamo canzoni napoletane soprattutto, ma anche canzoni un po' di swing, canzoni della televisione, ma è un concerto divertente, uno spettacolo d'arte varia, dico io, perché certamente con delle melodie e delle canzoni napoletane che sono canzoni meravigliose, perché anche lì la melodia delle canzoni napoletane non ha eguali. Ci danno un po' fastidio i messicani, perché i messicani hanno scritto canzoni bellissime, basta pensare a Cucucu Paloma o Solamente una vez, Lito Lindo, tutta questa roba qua, che sono melodiose anche quelle, ma le melodie delle canzoni napoletane sono straordinarie. Però è un altro discorso. Poi noi ci abbiamo messo un po' delle passioni della musica, non soltanto jazz, ma anche della musica cubana, della musica esotica, insomma di quella musica che è la matrice, la musica popolare di tutto il mondo, che è una musica da rivalutare, perché non si tratta di canzonette. Ha sbagliato quando Edoardo, il mio amico, sono solo canzonette, non sono canzonette, queste sono opere d'arte e anche di arte con la A maiuscola. Pagnotta intuisce delle cose straordinarie, un direttore artistico bravissimo, come vedi ha intuito una canzone così. Io avevo un po' paura di una serata di canzoni, perché sai, per gli appassionati di jazz, ma come è stato dimostrato nella storia del jazz, quando la musica è così nobile e importante, viene ospitata nel mondo del jazz. È successo con Frank Sinatra, faceva pop, no? Frank Sinatra, canzoni. È successo con Bing Crosby, è successo con i grandi crooner, Tony Bennett, eccetera. Adesso sono accettati nel mondo del jazz anche dai più intransigenti cultori del jazz. Umbria Radio. Umbria Radio. News, music and reflections.